quando è iniziata l'era Bolchi, la seconda, diciamo, in Amaranto, lei ha detto: questo è un mini torneo. Sta rispettando la tabella. Pareggio dentro, vittoria fuori, pareggio dentro, vittoria fuori, pareggio dentro. E adesso bisogna andare a vincere a Torino, chiaramente. Ma per venire un po' al serio, chiamiamolo, ammesso che ci sia qualcosa di serio nel calcio, direi che io ero convinto che il campionato si sarebbe finito, sarebbe concluso alla 38esima, l'ho sempre detto. Non vedevo, al di là di Verona e Torino, squadre in grado di accumulare un vantaggio tale da dire a una giornata o due dalla fine siamo già promossi, né noi né gli altri. Io ho detto subito che ero convinto che la Regina aveva un potenziale per poter lottare sino alla fine. Ma avessero detto, quando sono arrivato, accetteresti un terzo posto una domenica dalla fine, avrei messo una firma lungo un chilometro. Adesso ci siamo e io ritengo che noi e anche il Lecce, rispetto al Pescara, un piccolo vantaggio l'abbiamo, perché se vinciamo non abbiamo neanche bisogno di accendere la radio. Certo. Pescara potrebbe vincere, la radio dargli brutte notizie, quindi ecco, direi non illudiamoci di questo, non illudiamoci che il Torino, perché è già promosso, ci regalerà, perché nella vita, guarda, io non ho mai ricevuto regali. Quello che ho avuto, che ritengo tanto, ho dovuto sempre sudarmelo tantissimo, quindi noi spero che troveremo una squadra che non avrà quella credine, quel coltello tra i denti, che ha una squadra che lotta per un traguardo. Il Torino il traguardo l'ha già raggiunto, ma non per questo aspettiamoci i regali. Ma solo le motivazioni saranno diverse di una squadra che si gioca la partita della vita, o quasi, diciamo, con un Torino che invece è già festeggiato da una settimana. È logico, noi dobbiamo portare in campo questa differenza, cioè noi dovremmo volere a tutti i costi un risultato, quindi oltre all'impegno, l'agonismo, così, metterci quella rabbia, quella cattiveria che deve accompagnare, sempre sportiva, rabbia e cattiveria, che deve accompagnare un'impresa di questo genere. Mi auguro che il Toro si impegni, giochi, cerchi di vincere, ma questa rabbia sicuramente non l'avrà. Mister, allora ci abbracciamo alle 6:20 di domenica. Speriamo, io sto sognando questo come tutti, penso. Lo dovremo soffrire sino alla fine, ma speriamo poi di poter gioire. Mister, mi scusi, ma ce lo doveva, perché ci ha abbandonati quinti in classifica tanto tempo fa, ci ha ripreso i sesti, quindi ci deve. Vi assicuro, ma non è per dirlo, tanto per voler dimostrare che l'impegno che ho messo in questi 40 giorni che sto passando a Reggio non l'ho mai messo forse in vita mia. Basti dire che ho passato un giorno e mezzo su 40 a casa. E per me è un sacrificio enorme, perché legato come sono alla famiglia è una cosa che non ho mai fatto. L'ho fatta volentieri, non me ne è neanche pesata più di tanto, pensando a quello che si potrebbe realizzare. Non è con questo che dico facendo così si vince, no, però tutti sono convinto che dando qualcosina in più qualcosa di meglio si possa fare. Tagliamo la testa al toro. Speriamo bene, ci vediamo. Io che non seguo il mio cuore, che so già dove mi porterà, fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbi no, no, perché dubbi no, no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché tu pinona, che dubbino no. Ma nessuno mi ha mai detto sono pazza di te.
lasciate essere sempre come sei, come sei, come sei. Yeah.